prima partita con la Rugby Anschio, prima partita del campionato di Serie C, inizia con una sconfitta, 23-30 contro il Latina. Impressioni di questa situazione? Secondo me eravamo più forti del Latina, però abbiamo incappato in delle situazioni dettate anche dall'andamento della partita, falli ripetuti, mischie che non sono andate molto bene, e abbiamo incominciato a innervosirci tra di noi e purtroppo nel rugby le squadre calme riescono sicuramente più nel risultato. Noi pecchiamo in questa cosa, stiamo lavorando anche su questo, oltre che su una preparazione atletica più adeguata al campionato, e speriamo insomma nelle prossime partite di riuscire a fare meglio. Qual è secondo te la cosa che più è mancata oggi? Secondo me la cosa che più è mancata oggi è stata la voglia vera di andare a battere il Latina nell'uno contro uno, cioè eliminazione fisica dell'avversario, però nel voler vincere l'avversario che avevamo davanti. E quindi diciamo il risultato che sta un po' stretto, però ce lo teniamo così com'è. Prossima partita con Insegni fuori casa, avversario molto rigide, cosa ti aspetti dalla tua squadra? Sicuramente mi aspetto un atteggiamento diverso, anche perché Insegni è una squadra secondo me molto più tosta del Latina, e quindi speriamo di lavorare bene questa settimana negli allenamenti con Simone e di riuscire a fare meglio anche in fattore di testa, perché è secondo me quello il punto critico della squadra. Ultima domanda, vice capitano, una squadra che conosce cosa si dice? Quando me l'hanno detto ero molto emozionato, infatti tutta la sera non ho parlato con nessuno perché ero molto emozionato, sinceramente sono emozionato anche adesso e sono molto contento. Ho sempre fatto quello che faccio qui anche nelle altre squadre dove ho giocato, sono contento di questo riconoscimento e spero di essere d'esempio anche per gli altri, perché gli altri sono da esempio per me, quindi spero di fare bene. Grazie, grazie. I can't make it out. Tell me why.